Ciao a tutti. Terza e ultima parte di questo breve tutorial, parleremo di metodo di mira con l'arco lombo o con l'arco istintivo, dove non è possibile fare stream walking, quindi non è possibile mirare con la punta della freccia a tutte le distanze e quindi dobbiamo per forza avere delle strategie diverse per poter poi fare centro, no? Ogni freccia che tiriamo, indipendentemente dalla distanza che varia tra i 0, tra i 5 e i 30 metri, per quanto riguarda le gare 3D, e tra i 5 e i 40 metri per quanto riguarda le gare a telefine. Quindi dobbiamo prevedere di utilizzare una strategia per poter fare centro, ripeto, con tutte le frecce e a tutte le distanze. La strategia che io prediligo, poi vedremo quali sono poi gli accorgimenti, la strategia che io prediligo è quella cosiddetta istintiva. Cosa vuol dire cosiddetta istintiva? Vuol dire che effettivamente io non faccio delle collimazioni, neanche per quanto riguarda il gap shooting, quindi non faccio attenzione a dov'è la punta della freccia. So che esiste, ce l'ho sfocata, la vedo con una visione secondaria, no? Come se io guardassi di fronte a me, ma vedo anche cosa c'è lateralmente. Quindi questa è una visione secondaria, sono concentrato sul punto da colpire, sono concentrato sul bersaglio, ma vedo anche, vedo fino a questo punto, no? Io guardo là, ma vedo la mia mano, la vedo in visione secondaria, il mio cervello la percepisce. La stessa cosa vale per quanto riguarda la punta della freccia. E questo, diciamo, è il metodo più istintivo, se vogliamo dirlo in breve, in modo tale che mi permette di guardare il bersaglio. Il metodo istintivo prevede un ancoraggio molto comodo, perché deve essere un ancoraggio comodo e molto ripetitivo. Quindi io ancoro, siccome non posso fare string, ancoro sempre in questa posizione, ok? Sempre in questa posizione qua. Allora, voi mi chiederete, la posizione, anche per regolamento, non può essere variata la posizione dell'ancoraggio, la punta della freccia ovviamente sarà molto bassa rispetto al bersaglio, ma noi abbiamo un cervello e quindi se noi puntiamo il dito a un oggetto, ovviamente non è che collimiamo il dito con quell'oggetto, se no indicheremo qualcosa di notevolmente superiore. La stessa cosa vale per il bersaglio. Quindi, una volta che io ho acquisito una buona tecnica, io non devo fare altro che guardare l'asta e immaginarmi la prosecuzione dell'asta fino al centro del bersaglio. Ok? Quindi io ho adesso il mio bersaglio a circa 5 metri, io non faccio altro che in visione secondaria vedere l'asta e la punta e rilasciare e ad aver percepito l'estensione dell'asta verso il bersaglio. Ovviamente c'è una parabola, però questa parabola è molto limitata, anche con 30-35 libre la parabola è abbastanza limitata e io quindi posso allenarmi tranquillamente a questa prosecuzione della freccia verso il bersaglio. Ed è interessantissimo e di grande, fa veramente piacere essere precisi e col giusto allenamento si è precisi, non c'è dubbio su questo. Io adesso vediamo anche come è possibile allenarsi. Ricordiamoci sempre l'arco piegato di circa 5 gradi, la finestra dell'arco, questa finestra dell'arco deve essere perpendicolare al bersaglio, sempre nella stessa posizione, mento sempre parallelo al terreno, spalla estesa, braccio non bloccato, quindi il braccio deve essere leggermente piegato, ancoraggio, prosecuzione dell'asta, ok, e lascio andare. E la freccia parte. Ok? Ovviamente in ancoraggio
io non mi preoccupo minimamente di capire, lo fa il mio subconscio, di capire dove l'asta. Io quando sono in ancoraggio, come abbiamo visto, quando sono in ancoraggio cerco l'equilibrio dinamico, quindi spinte e trazione sul piano, espansione e la freccia che parte. Io non devo fare altro che immaginarmi la prosecuzione della freccia, indipendentemente da dove sia la punta, non mi interessa, la prosecuzione della freccia verso il bersaglio. Come mi alleno? Molto semplice. Una volta che ho acquisito una buona tecnica, prima la tecnica, prima la ripetitività, prima devo avere un buon equilibrio dinamico, una buona espansione sui piani, una buona tecnica di tiro, non devo commettere gli errori che abbiamo visto nella seconda parte, mi alleno solo a distanze conosciute, Mi alleno prima di tutto sempre a 5 metri e a 5 metri devo sempre fare 100. La mia rosata di 6 frecce deve sempre stare in 10 cm a 5 metri. Quando la mia rosata di 6 frecce sta sempre in 10 cm, mi sposto a 10 metri ed anche lì, finché la mia rosata non è nei 10 cm, non vado avanti. Quando la mia rosata, e mi sarò allenato, sarà nei 10 cm, le 6 frecce avranno una rosata di 10 cm, mi potrò spostare a 15 metri. E a 15 metri la mia rosata dovrà stare in 20 cm. E così via, finché non arriverò a 30, a 20, a 20, a 25, a 30, a 35 e a 40 metri. Quindi dobbiamo allenarci per gradi. Una volta che siamo riusciti comunque a non fare degli zeri oltre i 20 metri, e a ottenere delle rosate abbastanza interessanti, non dico che dobbiate immediatamente avere delle rosate di 20 cm anche a 40 metri, ma una volta che abbiamo acquisito questa capacità di immaginarci la prosecuzione della freccia verso il bersaglio, possiamo cominciare a saltare le misure, cioè tirare a 10 metri e poi a 40 e poi per passare a 25 e per poi passare a 5 metri per poter poi ripassare a 30. Quindi cominciamo a saltare le misure e giorno dopo giorno, goccia su goccia, riusciremo ad ottenere risultati impensabili e di grande, 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 grande soddisfazione. Non preoccupatevi se subito non riuscite, piano piano ci si riesce, ancora meglio se siete seguiti da un buon istruttore che ne capisca. Benissimo, e questo era il primo metodo. Il secondo metodo è un metodo più laico, diciamo così, che utilizzano in molti, è molto preciso, meno soddisfazione del tiro lombo o tiro istintivo, perché effettivamente è una forzatura un po', no? Se io voglio mirare con la punta della freccia, effettivamente c'è l'arco nudo, però effettivamente il regolamento me lo permette e quindi io posso usare la strategia che voglio. Questa è solo la mia modestissima opinione. Posso usare, ed è assolutamente lecita, assolutamente etica e assolutamente sportiva. Non si può minimamente dare contro a chi utilizza un metodo o un altro. Il metodo per poter mirare con la punta della freccia, comunque senza fare streamwalk, è quello del gap shooting. E cioè fare attenzione a dove è posizionata la punta della freccia una volta che devo scoccare il tiro. Questo lo ottengo però unicamente se ho un ancoraggio tale che mi permette di fare centro a 24 metri, dai 23 ai 25 metri. Perché questo? Perché io devo mirare con la punta della freccia, devo tenere la punta della freccia nel centro, in questo modo qua la mia punta della freccia è collimata col centro, tra i 23 e i 25 metri,
E questo è molto importante, perché quando dovrò tirare a 30 metri basterà che posiziono la punta della freccia sulla schiena dell'animale, quando dovrò tirare a 20 metri basterà che tirerò con la punta della freccia sotto la pancia dell'animale, quando vorrò tirare a 15 metri tirerò alle ginocchia dell'animale, quando vorrò tirare a 10 metri tirerò alle zampe, con la punta sulle zampe dell'animale. E questo farà sì che la freccia andrà sempre in spot. Con l'affinamento della tecnica riuscirò a fare super spot, riuscirò a fare anche 11, se sono diventato abbastanza bravo. Sotto i 10 metri, secondo me, non occorre minimamente utilizzare il metodo cave shooting, ma utilizziamo il primo metodo che vi ho insegnato. Ovviamente questo dipende un po' dall'arciere, ci possiamo però fare una tabella, no? Per sapere qual è il punto di inversione, e cioè il punto in cui dalla parabola, una volta che la parabola sale, una volta che la parabola scende. In questo modo possiamo utilizzare la parte più rettilinea della parabola e minimizzarne ovviamente gli errori ed essere ancora più precisi. Questo però cosa comporta? Comporta che io devo avere un ancoraggio molto alto. Un ancoraggio molto alto che prevede un difficile contatto al volto. Quindi se io tiro anche con un arco nudo, con un arco ricurvo, non ve lo consiglio. Se volete specializzarvi con l'arco lombò o con l'arco istintivo, potete sperimentare anche un ancoraggio molto alto che vi permetta di mirare con la punta della freccia tra i 23 e i 25 metri per poter poi essere così precisi e fare un gap shooting adeguato alla precisione del tiro. Questo perché se miriamo più in basso minimizziamo l'errore, ma se miriamo più in alto amplifichiamo l'errore. Quindi ecco perché se io miro nell'11, nel super spot del sagoma di animale tridimensionale, devo mirarci a 25 metri, perché poi devo poi mirare non oltre la schiena dell'animale per fare centro a 30 metri. Comunque, dovete fare delle prove e vedere quale fa più al vostro caso. Ovviamente, è sempre il mio pensiero personale, chi tira con questi archi deve tirare in modo il più possibile subconscio, perché questo dà molta soddisfazione al tiro, e vincere le gare non è sempre tutto, ma è anche il gesto, il fare centro e avere una strategia di tiro adeguata e ovviamente un buon istruttore che vi possa seguire. Vediamolo ancora. Questo è il tiro, questo è l'ancoraggio, questo è il primo ancoraggio, quindi metto la mano pollice sotto il mento, quindi vado esattamente in questo modo qua, in modo tale che non possa salire, e poi sarà l'allungo a fare il suo. Ricordiamoci sempre che non c'è un allungo, l'errore più grosso che potete mai fare è quello di stabilire voi il vostro lungo, tipo indice all'angolo della bocca. L'allungo lo stabiliscono le misure antropometriche che ognuno di noi ha e che sono tutte diverse. Quindi, di conseguenza, l'ancoraggio è diverso per ogni persona. Non può esserci un ancoraggio uguale all'altro, specialmente per quanto riguarda la lunghezza. Quindi, l'ancoraggio deve essere questo, che permette questa linea. E questo, alla prosecuzione della freccia, io la posso tirare. Il secondo tiro per il gap shooting, se io sono per fare gap shooting, sono obbligato ad avere un ancoraggio molto più alto. Perché con questo ancoraggio basso così, il mio punto zero sarebbe a 40 metri, sarebbe troppo elevato. Quindi per avere un gap shooting che mi permetta di essere preciso anche alle corte distanze, devo obbligatoriamente alzare l'ancoraggio in questo modo qua.
andare all'orecchio e a questo punto posso fare il gap shooting come l'ho spiegato, andatelo a vedere, ci sono altri tutorial sempre fatti da me per quanto riguarda questo metodo. Spero di essere stato abbastanza chiaro, se non lo fossi stato potete tranquillamente interpellarmi e chiedermi spiegazioni su cosa non avete capito o cosa eventualmente io abbia tralasciato. Grazie, ciao a tutti.